Posso parlare per quanto riguarda la nostra squadra? Noi siamo venuti qua per farci la nostra partita. È piaciuto l'atteggiamento che ha avuto la squadra, presente in campo, soffrendo a cospetto di una forte squadra, non tantissimo se non negli ultimi minuti, dove praticamente gli spazi erano più ampi. Siamo qua purtroppo a recriminare anche. Ancora una volta su un rigore, però a noi ci interessa come abbiamo affrontato questa squadra, che sicuramente è inutile che lo dico io che squadra è, l'abbiamo affrontata nel miglior modo possibile. Purtroppo è andata in questo modo. No, noi l'avevamo provata in questo modo, però anche il nostro portiere credo non abbia fatto una parata, se non ricordo male. È naturale che Nardò, giocando in casa, doveva spingere, doveva vincere per forza. Noi cercavamo di trovare gli spazi per colpirli in contropiede. Ma devo dire la verità, noi ultimamente stiamo subendo delle ingiustizie. Se gli dai il primo rigore, forse nessuno avrebbe detto niente. Gli dai il secondo, però, secondo me, un po' dubbio. A Palma Campania abbiamo fatto gol, il 2-1 ce l'annulla, gli dai un gol 3 metri fuori gioco. Quindi stiamo subendo un pochettino qualcosa di anomalo. Però la squadra c'è viva in campo e quindi dobbiamo lottare. Questo è il nostro campionato e cerchiamo di farlo fino alla fine. Ma sicuramente fuori casa hai meno possibilità, no? Poi vieni qua a Nardò, ne hai ancora meno. E quelle poche occasioni che ti capitano devi cercare di sfruttarle al massimo. Se avessimo concretizzato tutte le azioni non saremmo qui a parlare di un quarto ultimo posto, no? Ci sono dei limiti, dobbiamo lavorare per migliorarci. Ma lo sai, quando ti trovi in queste condizioni, poi stai perdendo, devi avere molto energia, molto coraggio a rischiare ancora di più. Non è facile quando ti trovi là sotto poi reagire perché ripensi a tutto quello che è capitato anche prima e quindi magari c'è un po' di scoramento. Purtroppo. Io sono contento perché i ragazzi oggi hanno lottato fino alla fine e quindi questo deve essere l'atteggiamento per noi che ci dobbiamo salvare. Questo fai una domanda che io non posso rispondere. Deve essere la Lega a capire se questi arbitri sono all'altezza del campionato, perché questo è un campionato forte e quindi essendo un campionato così forte penso che le terne devono essere altrettanto forti. Devo dire che per quanto ci riguarda ultimamente non sono state così forti. No, ancora di quelli che abbiamo preso ancora non ha esordito ancora nessuno, perché Ivo Rossi era in panchina, Darco ancora deve essere tesserato e quindi noi abbiamo chiesto la società e i direttori, stanno cercando, hanno cercato, forse in settimana dovrebbe arrivare qualcuno. Stiamo cercando di aumentare la rosa per avere più competizione e quindi più attenzione. Ma ritiene di avere un reparto deficitario? Ma a livello numerico in difesa sì, a livello numerico proprio, in difesa sì.